Emergenza CircumVesuviana, è questo il tema d'apertura della la nostra conversazione con Anita Sala, consigliere regionale di Italia dei Valori. L'emergenza trasporti è diffusa sul territorio, in particolare c'è l'emergenza della metropolitana. I pendolari costretti ad usare questo. Un mezzo di collegamento tra i vari comuni e la città soffrono sempre di più i disagi. Allora eh, i problemi della Vesuviana risalgono già a due o tre mesi fa, anzi quattro. Inizialmente eh, abbiamo anche aspettato per vedere se qualcosa eh, come si, chiama, si potesse rimettere in moto perché la Vesuviana per il passato è stata una cosa, forse l'unica cosa precisa a Napoli. Orari, puntualità, serviva tutta la zona vesuviana, serviva fino a Fisciano, Baiano. Eh, per cui anche adesso, per esempio, eh, le corse sono, sono state dimezzate, tagliate addirittura. Ora, però, è, è impossibile non discutere, non fare in modo che il Consiglio regionale si interessa a questo argomento. Per il passato e anche ieri sera, eh, io spesso prendo la vesuviana e mi accorgo del viso qui, non per sentito dire che sono ridotte a cari bestiami, non c'è un orario per cui le persone si possono anche... Ehm eh, diciamo, eh, organizzare, per cui si sta tutti lì in attesa che arrivi un treno. Certamente super pieno, perché saltando le corse, dopo una giornata di lavoro le persone, o studenti, o cittadini, o lavoratori, si vedono messi in un carro bestiame, con un'impressione proprio di quei treni dell'India. Diciamo, ci manca poco che andiamo sul tetto. Ora, io oggi presento un ordine del giorno. Che spero sarà firmato da tutti i consiglieri regionali, in cui chiedo un tavolo tecnico, perché mancano i fondi, eh, mancano i fondi nazionali, eh, manca il personale, eh, gli elettrotreni sono troppo vecchi. Certo si deve razionale quello che si ha e si deve mettere comunque in funzione. Perché se noi tendiamo. A eh, eliminare il traffico automobilistico per non farci inquinare le città. Certamente dovremmo preferire questo mezzo su Rotaia, ma non si capisce più qual è la politica regionale sull'Otae automobilistica. Che, che deve fare un cittadino con la riduzione pure dei stipendi, anziché fare in modo che questo eh, mezzo poi fosse fruito da più persone, per cui più abbonamenti ancora, benché in effetti è molto usato questo mezzo, adesso addirittura si manda in esasperazione le persone. E dire che una volta... I trasporti fino alla scorsa legislatura rappresentavano un fiore all'occhiello della Regione Campania considerando i grandi progetti portati avviati, portati a termine da completare dell'assessore Cascelli. Infatti, era eh, il fiore all'occhiello. Io adesso non capisco perché lo vorrei anche sapere come mai questi fondi all'improvviso non ci sono più. Ci saranno stati pure dei sprechi, va bene, però adesso vediamo comunque di non partire da zero, partiamo da 50. Eh, se vogliamo proprio eh, continuare a parlare di questo in regione Campania, per esempio, la Tirrenia So che oggi hanno un incontro con De Magistris, eh, perché esasperati dal poco interessamento, diciamo che noi a Napoli abbiamo la sede nazionale eh, e la sede significa posti di lavoro per i ragazzi di Napoli eh, e se non ci interessiamo noi, se la Regione non si interessa, come dobbiamo fare in effetti? Come dovremo, dovrà ripartire ecco, questo? Un altro un altro nervo scoperto sta diventando, stanno diventando anche i collegamenti con le isole. E certamente perché allora eh, Tiregna è, è la società nazionale ma qua c'è la Caremar che pure in effetti ha i suoi problemi e vediamo che eh, saltano le corse, mancanza di carburante non si vuole pagare l'IVA sul carburante allora vogliamo fare un, un tavolo in cui... Un problema alla volta però, si cerca di dare una soluzione. Dall'emergenza eh, trasporti a un'altra emergenza collegata, traffico, fanno discutere le misure adottate per, in vista dei preliminari della Coppa America. Certo, quando si, si, mette, eh, cioè, quando si fa questo progetto di penos donalizzazione di gran parte della città un rischio c'è spero mi sembra che pure De Magistris dica che eh, aggiusterà un poco il tiro penso che degli aggiustamenti siano necessari e in modo particolare anche dei grandi cartelloni visivi per eh, dare le alternative alle persone perché eh, abituati a fare un certo percorso non pensano nemmeno di poter prendere qualche strada parallela o secondaria, diciamo. Deve essere data grande visibilità se ci sono dei percorsi alternativi. Veniamo alla recente polemica tra maggioranza e opposizione. Ha originato la polemica la proposta del presidente Caldoro relativa al seppellimento dei feti. Ma io il presidente Caldoro poco lo vedo per la verità, ma eh, quando gli chiediamo di nominare un assessore alla pari opportunità non lo fa. Poi all'improvviso escono fuori queste cose, addirittura ci interessiamo dei feti, qua ci dobbiamo interessare di tutto. Però eh, qua ci sono ospedali in cui non si fa l'interruzione di gravidanza, ma vogliamo dare la precedenza a queste cose? Ecco, per qua, veniamo al discorso sulle pari opportunità. La Regione pare che abbia messo in moto qualche iniziativa. Sì, eh, quale? Perché in moto ci risulta, eh, i non, pari... non vanno avanti. Ecco, perché non vanno avanti? Ah, la... non, so, non so se perché manca l'assessore alla pari opportunità o, o sporadicamente eh, si tratta. In effetti si tratterebbe di leggi o di una legge. Non necessariamente bisognosa di copertura finanziaria. Quale l'istituzione della consulta e della pari opportunità. Beh, per la verità eh, si dovrebbe pur partire, le nomini ci sono. È vero che c'è un progetto di legge di voler accorpare le due, eh, le due organizzazioni, certamente poi lì si deve eh, cambiare lo statuto, io penso che la consulta comunque ha la sua importanza, che consulta femminile sono tutti i problemi eh, con lo sguardo al femminile, la pari opportunità e la pari opportunità per tutti. C'è una differenza ma non se ne viene a capo. Ecco, per quanto riguarda il discorso sulle pari opportunità appaiono un tantino sbiadite le differenze tra le donne del centrodestra e del centro-sinistra. È un'impressione giusta o sbagliata? No. Eh... Certamente, allora eh, parliamo qui. Eh, quando parliamo di eh, emancipazione della donna, di problemi femminili, li abbiamo sia nel centro sinistra che nel centro destra, perché è, è, è una lotta di, chiamiamola lotta di genere. Per cui ci ritroviamo tutte sulle stesse posizioni. Diciamo che qui noi dobbiamo dare dignità alla donna, per cui eh, non c'è nessun problema, non c'è nessuna gestione, non c'è un modo di vedere differente, nel senso che ognuna eh, di queste consigliere ha, ha comunque eh, sviluppato, si è emancipata, per cui eh, non può avere uno sguardo conservatore, anche perché questa legge... Ha permesso alle donne di poter venire in consiglio regionale. Sarebbe strano che poi per le altre donne non avesse uno sguardo anche loro all'avanguardia. Le, ehm, le violenze di genere, un altro tema di grande attualità. Sì, adesso dopo vent'anni, dico vent'anni, perché io il primo centro antiviolenza lo feci attore del Greco nel 1992. Eh, che poi fu chiuso perché era sperimentale, dopo vent'anni vedo che questo tema sta entrando nella cultura, nelle persone e io penso che in effetti noi dobbiamo adesso... Fare una grossa battaglia perché non è possibile che al giorno d'oggi ci siano ancora queste violenze: violenze per le donne italiane, poi altri tipi di violenze sulle donne extracomunitarie. Diciamo sia l'infibulazione, eh, legge che ancora non passa in consiglio regionale, e, e poi le donne che vengono devastate con l'acido. Voglio dire, ci sono tanti tipi di violenze che non possiamo accettare. Ecco, dalla violenza fisica alle violenze definiamole psicologiche per quanto riguarda, ma più che per pratiche per quanto riguarda il mondo del lavoro, cioè il discorso delle dimissioni in bianco. Ecco, mi sembra di tornare 30 anni fa, 40 anni fa, quando sento questa cosa. Mi sembra che perlomeno siamo riusciti adesso a eliminare questo pericolo. Però c'è un problema che mi chiedo: ma la persona che nasce, l'essere umano? e della donna e dell'uomo e della società, di chi è? Allora perché penalizzare le donne quando in effetti danno alla vita una persona che serve alla società innanzitutto, a parte che gli appartiene, ma che serve? che serve anche alle industrie, anche alle industrie che fanno biberon, borse per gli scolari, carrozzine, latte in polvere, voglio dire, è tutto un sistema. Allora perché penalizzare le donne se poi dopo vogliono in questo momento di crisi avere un figlio? Sono delle coraggiose per me. Bene, buon lavoro, il tempo è finito. A voi tutti grazie per la cortese e attenzione. Tacquino Politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora.